Il Signore si rivela a Elia con il sussurro di una brezza leggera. Col caldo di questi giorni ce ne vorrebbe un po' di brezza, Ma forse la brezza indica che quando Dio parla, anche se a volte si dice cose pesanti, come in quel caso d'Elia, sentiamo la pace del cuore ascoltandolo. Ecco, oggi vorrei parlare della preghiera e di alcune caratteristiche che deve avere la vera preghiera, guardando all'esperienza di Elia e all'esperienza anche di Gesù. La prima caratteristica è il gusto del silenzio. Elia si ritira da solo, prima in Palestina, poi va fino sul monte Horeb e aspetta con pazienza che Dio gli parli. Anche Gesù, dopo aver sfamato la folla e averla mandata a casa, ecco che sente l'esigenza di andare da solo a pregare. Ecco, la preghiera vera non si nutre solo di parole. Non siamo noi che diciamo, ma sentiamo l'esigenza di fermare le parole per dare spazio a Dio che parli. Ecco che la preghiera si fa ascolto. Ecco che desideriamo non fare una cosa veloce per dire che ho fatto la preghiera, ma desideriamo fermarci un attimo, magari a meditare sulla parola di Dio, magari anche solo a stare lì, come quel contadino, Conoscete che il curato d'Ars trovava quel contadino sempre davanti al tabernacolo. Dopo il lavoro, con la sua zappa, era uno che non c'aveva la terra sua, andava sulla terra degli altri, si portava gli attrezzi e pregava. Ma non diceva le parole, la bocca non si muoveva. Ecco, io lo guardo e lui mi guarda. Ecco, questo desiderio di stare alla presenza di Dio, di accorgersi che Dio è dentro di te, che Dio è davanti a te nell'Eucaristia o dentro di te, ecco, che ti ama profondamente, che ti aspetta, che ha qualcosa da dirti, eventualmente anche non avesse qualcosa da dirti, voglio stare con Dio, voglio dedicare del tempo a Dio. Ecco, chiediamo che la nostra preghiera faccia questo salto di qualità. È già buono pregare, perché oggi non si prega più, e quanto ci sentiamo vuoti, quanto abbiamo bisogno di pregare. In tutto il mondo si prega, in Africa tutti pregano, in Asia tutti pregano, in Sud America tutti pregano, pure negli Stati Uniti, gli unici noi europei che non preghiamo mai. Siamo proprio più intelligenti degli altri? Abbiamo perso questa dimensione. Però vedete, c'è preghiera e preghiera. Qualche volta il Signore vorrebbe parlarti, forse voleva parlare ad Elia già da tempo, ma ha dovuto aspettare che Elia andasse in crisi, che si sentisse un po' fallito e che la regina voleva ammazzarlo e era perseguitato. Allora piange: Signore, fammi morire. Andate a leggere questi passi, questi capitoli della crisi di Elia. E proprio da questa crisi comincia anche lui a mettersi in ascolto. E capisce che Dio non parla attraverso il terremoto, il fuoco. A volte Dio non è che parla sempre attraverso grandi apparizioni, grandi cose straordinarie, ti deve veramente dare, ma parla in modo nella normalità, come diceva il vescovo l'altra volta ai giovani: Dio parla nella quotidianità, Parla anche, questa è una preghiera
fatta di far silenzio anche nel corso della giornata. Sì, qualche volta ritirarsi, bisogna farlo, dare un attimo di ascolto. Signore, cosa pensi di me? Va tutto bene? Signore, ti voglio bene? Ma anche durante la giornata. Signore, cosa pensi? Cosa mi dici? Cosa vuoi da me? Mentre faccio i lavori, mentre faccio le cose, questo silenzio, questo ascolto. Certamente, se non abbiamo di tanto dei momenti che dedichiamo solo alla preghiera, voglio vedervi voi ad avere l'ascolto durante la giornata. Capite? È difficile. Vivi distratto, come se Dio non esistesse. Sei credente, ma di fatto sei un ateo, perché tutte le decisioni le prendi senza confrontarti col Signore. Ecco, e arriviamo subito al secondo atteggiamento, questo atteggiamento del silenzio, l'atteggiamento della conversione. Ecco, Elia aveva voglia proprio di riportare la fede nel vero Dio al popolo di Israele. Aveva uno zelo grande, era uno dei pochi, lui dice l'unico, forse un po' esagerato, ma era uno dei pochi rimasti fedeli e non andati nell'idolatria che era di moda allora, dei Baal. Ma a un certo punto Elia si fa prendere dalla violenza. Ecco, accetta, ecco, che il popolo uccida i profeti che avevano fallito perché non era arrivato il fuoco dal cielo a consumare il loro sacrificio, mentre il Signore aveva mandato, ecco, si fa complice di una cosa che Dio aveva mai voluto, uccidere il suo stesso popolo. E allora Dio un po' lo abbandona, non lo aiuta più. Quel Dio che quando Elia diceva ci sarà la siccità, Dio gli obbediva. Prima era proprio un rapporto tale di fiducia totale che quasi Dio qualche volta obbediva al profeta. Adesso Dio si fa da parte, no, se fai così non ti ascolto più. Ecco, Elia ha capito che doveva cambiare e Dio gli dice poi una cosa difficile: Eliseo sarà profeta al tuo posto. Ecco, questa tosta cosa, non sarai tu sempre il protagonista, ma ci sarà un altro al tuo posto, ti rimando dagli stessi che ti perseguitano. Cioè, in pratica Dio ha chiesto a Elia un cambiamento, una conversione. Ecco, la nostra preghiera deve diventare conversione. Oserei dire, non dobbiamo pregare mai senza un punto di conversione, senza una decisione, senza qualcosa da cambiare. Dobbiamo sempre chiedere: cosa vuoi da me, Signore? E magari lo sai bene che cosa vuole, ma non riesci a farlo. Allora chiedi veramente questa forza, questa concretezza, preghiera vita. Altrimenti l'ho visto gente pregare e dopo subito si criticavano e dopo subito, ma quella è preghiera? Addirittura si era qui in chiesa a giudicare gli altri. Ma cosa hai pregato a fare che poi non cambia la tua vita? Capisco, ci sei cascato, capisco che... Ma perché tu... Per te la preghiera è qualcosa, un fare, non è un metterti veramente a confronto col Signore. Ecco, allora provate, se pregate ogni giorno dovete farlo, a dire: Signore, oggi questo sarà il mio punto di conversione. Oggi farò così, oggi cambierò quello. Ecco, e domani ripreghi la stessa cosa se non sei riuscito, e oppure ne prendi un altro nuovo. Ecco, se la preghiera diventa questo, diventa come il vaglio che passa la tua vita, pian pianino il Signore ha la possibilità di cambiare tutto. Signore, sii sincero con me, metti il dito nella piaga, tanto so che mi dai tu la forza. E poi c'è la terza caratteristica della preghiera, l'insistenza. Ecco Elia, ecco, dobbiamo dire che rompe le scatole, grida, piange, litiga con Dio, morirò, si dispera, insiste. Ecco,
che è andato in crisi, non si è chiuso in se stesso, ha urlato. Qualche volta dobbiamo anche litigare col Signore, eh? Mi ricordo ancora quella signora, ecco, che suo marito aveva un tumore al cervello ed era a Milano all'ospedale e non aveva pregato da tanto tempo, mandava, quando non c'era nessuno, di notte, perché gli faceva la notte, davanti al tabernacolo, e la sua preghiera era: ti spacco la faccia. Questa è la sua preghiera, ti spacco la faccia. Oh, sapete che suo marito è guarito, sono 15 anni, eh? Sarà per quello, il Signore si è preso paura, no, ma era proprio quell'insistenza. Ecco, in questo caso, per una cosa importante, no? Ma insistenza anche sul Signore, vedi che ci casco sempre, vedi che alla fine tratto male la mia mamma, non so, tratto male la mia moglie, ma perché sono nervoso. Signore, fai qualcosa, mettimi una mano in te. Questa insistenza, vedrete che se sarete insistenti, il Signore vi risponderà. Qualche volta deve dire: ma ci credi veramente? Me l'hai chiesto una volta, così, acqua di rose, questa implorazione. Un po' come ci dà anche l'esempio Pietro, eccoli la preghiera, sta negando: Signore, salvami, c'è una paura matta. Ecco, questa insistenza. Chiediamo proprio un salto di qualità. Riuscite questo mese di agosto a dedicare un po' di tempo in più alla preghiera? Riuscite? Allora provate a sperimentare la preghiera fatta di silenzio, stare lì davanti al Signore, e poi punto di conversione: Signore, che cosa vuoi da me? E insistenza. Ma quello, se siete maestri di preghiera, me le insegnate a me queste cose. Se lo...